Allora, professor Udisti, che cos'è questo aggeggio? Questo è un campionatore di aerosol di ultimissima generazione che è in grado di essere gestito automaticamente attraverso un pannello solare, quindi in maniera autonoma e automatica, campionare l'aerosol in un filtro posto in questa locazione, programmabile per un tempo dell'ordine di 15 giorni e distribuibile a diverse famiglie che lo volessero adottare per una campagna di campionamento dell'ordine di 6 mesi, autunno, inverno, che sono i mesi più tremendi da un punto di vista del carico inquinante nella piana fiorentina, in modo da poter valutare caso per caso in 17 punti diversi della piana fiorentina il livello attuale degli inquinanti più importanti. Allora, Sergio Gatteschi, le famiglie avranno la possibilità di avere la centralina in casa, 17 fortunati. 17 fortunati che potranno sapere con esattezza assolutamente scientifica quali sono le condizioni dell'aria che stanno respirando. Bene, vediamo dove si elabora questo filtro. Andiamo a vedere. Il filtro viene estratto dalla macchinetta ogni 15 giorni ed è questo il filtro. Il filtro è contenuto in una testa PM10, quindi in grado di campionare la frazione più fine di 10 micrometri del particolato atmosferico. I filtri ogni 15 giorni verranno prelevati, verranno portati in questo sistema, che è un sistema di mineralizzazione a microonde che lavora ad alta pressione e ad alta temperatura. In questo forno a microonde i campioni verranno inseriti in dei contenitori e estratti per la determinazione di metalli pesanti. Un'altra frazione verrà semplicemente estratta con acqua per la determinazione degli ioni più importanti, come per esempio i solfati, i nitrati, l'ammonio, calcio, sodio, eccetera. Poi si passa... Parte dell'analisi sarà effettuata per cromatografia ionica. Qui abbiamo tre sistemi di cromatografia ionica in grado di determinare tutti gli anioni, i cationi e alcuni anioni organici, per un totale di circa 15-20 elementi che sono determinati contemporaneamente. Per la parte metalli invece abbiamo due sistemi a differente sensibilità. Un sistema a ottima sensibilità ma non sensibilità estrema, che è un ICP ottico, in cui un plasma a 10.000 gradi distrugge la matrice del campione, atomizza gli elementi e li determina spettrofotometricamente, quindi si determinano i singoli atomi di cromo, nichel, vanadio, arsenico, mercurio, tutti gli elementi che sono potenzialmente tossici, ecco, per la salute. Questo tipo di centraline non è quello che una volta, non ha le stesse caratteristiche di quelli, diciamo, ufficiali della regione, non ha esattamente le stesse caratteristiche, perché ha una capacità, ovviamente essendo molto ridotta, essendo miniaturizzato, ha una capacità di catturare una quantità di particolato inferiore. Come quindi quantità, non come qualità, come quantità. Per cui faranno le stesse analisi, ma diciamo più lentamente. Diciamo, l'unico dato che possiamo avere in maniera, diciamo, con la maggiore frequenza possibile è un dato ogni 15 giorni. Il che vuol dire, ovviamente, nel caso di 3 mesi, 6 mesi, di 2 stagioni, autunno e inverno, avere semplicemente, per modo di dire, 6 campioni a stagione. Quando invece noi, con le centraline classiche, campioniamo un campione al giorno. È chiaro quindi che queste sono quelle tascabili. Quindi sono
diciamo, ha il vantaggio di essere installato da tutte le parti, di essere autonomo come in energia, ma da un punto di vista d'analisi chimica sopra ci possiamo fare esattamente la stessa analisi chimica di quelle fatte sulle centraline. Ovviamente la cosa più semplice è anche fare il peso del particolato, quindi verrà determinato il famoso PM10, cioè la quantità di particolato con dimensioni delle particelle inferiori a 10 micrometri. Infine, per gli elementi che sono presenti in ultratracce, ma che sono comunque pericolosi, come per esempio il mercurio, il cadmio, l'arsenico e altri elementi di questo tipo, abbiamo una strumentazione estremamente evoluta, che è un ICP in massa, che lavora sul principio della spettrometria di massa, in cui si possono determinare concentrazioni a livello delle parti di un millesimo di parti per miliardo, quindi sono concentrazioni estremamente basse. Questo vuol dire che i filtri che noi campioniamo, anche se raccolgono poco particolato, possono essere con efficienza analizzati e avere in questo modo il risultato in tutta la piana di quella che è la caratteristica principale della qualità dell'aria, vale a dire il peso del particolato, la composizione ionica e la composizione in metalli pesanti, anche quelli in ultratracce più pericolosi.